Zero punti dopo la prima giornata, secondo turno di Summer Cup Lega dei Campioni, finalmente si riparte dopo la pausa post lockdown. Allora siamo pronti finalmente per rivivere le emozioni dei campionati AT League. Da Sgome Old Man pronte a scendere in campo agli ordini del signor Porta. Sarà da Sgome la prima squadra a toccare il pallone. Allora subito le formazioni a partire. Eccola qui, iniziata la partita, la prima partita post lockdown per quanto riguarda zona gol. Torniamo al capitolo formazioni, perché il da Sgome maglia rossa si schiera con Cauci tra i pali. Poi abbiamo anche Asunis, Romeo Melis, Zuda, Scogoni, Deida, Fraue, Pisano. Dalla parte opposta l'Old Man che si schiera in maglia nera, ha tra i pali Patron, Roberto Farci, poi abbiamo Alessandro Frau, Matteo Palmas, Fabiano Palmas, Mattia Corona, Ambu, Efisio Farci, Severino Asuni. Occasione adesso, la rete, il vantaggio degli Old Man esattamente al minuto numero 5. Passa in vantaggio la squadra dell'Old Man, segnato col mancino il numero 18, quindi si tratta di Mattia Corona. Davanti a Cauci, non ha perdonato, mancino imparabile su Cauci in uscita, e quindi Zuda Sgome 0, Old Man 1. Reazione però mediata da parte della squadra in maglia rosa con Deida che ci prova, la deviazione sotto porta da parte di Davide Pisano con pallone che esce sul fondo di un niente. Brivido per l'Old Man. Ancora una conclusione in rete, splendida! Il gol del 2-0 da parte degli Old Men, staffilata clamorosa da parte di Severino Asuni, ex Sbroca Junior, dal limite all'area di rigore. Cauci evidentemente non se l'aspettava, la palla si è infilata sostanzialmente a mezza altezza nell'angolo destro. Zuda Sgome 0, Old Men 2, doppio schiaffo clamoroso da parte della squadra di Roberto Farci a quella di Nicola Zudas, che adesso deve necessariamente rialzarsi, anche perché una seconda sconfitta consecutiva già metterebbe a serio rischio il cammino in questa Summer Cup Lega dei Campioni Serie C. Cogoni adesso prova ad andare in contropiede, punta l'avversario, entra in area di rigore dalla destra, si accentra, ancora Cogoni, la palla messa in mezzo, Farci in due tempi. Romeo Melis in possesso di palla quando siamo al quarto d'ora di gioco. Adesso Daniele Deida che sta giocando di punta. Daniele Deida che poi dà uno splendido pallone per Fabrizio Asunis. Sarà di rigore, sarà lunga Fabrizio Asunis. Ha accorciato le distanze del Zuda Sgome. Ma che palla che gli ha dato Daniele Deida dalla sinistra. Fabrizio Asunis che ha rischiato grosso allungandosi la sfera davanti a Roberto Farci. È riuscito comunque con il piatto del piede destro ad anticipare l'uscita dell'estremo difensore. E il Zuda Sgome Cagliari torna in auge 1-2 quando siamo esattamente minuto numero 15 dovremmo essere. Attenzione adesso a questo splendido pallone, la reazione immediata che porta al gol del 3-1 dell'Old Man con Alessandro Frau. Ancora una volta Corona a illuminare i compagni, splendido pallone dalla corsia sinistra per il compagno che dal centro area di rigore col mancino davanti a Cauci non ha perdonato l'estremo difensore. 3-1 per l'Old Man. Prova a insistere l'Old Man, adesso Emanuele Ambu, lascia sul posto Nicola Zudas, area di rigore, poi tacco, a servire Corona, Zudas, a chiudere, Mattia Corona, ancora lui, anzi no, Alessandro Frau, ho confuso il numero sul traversone da parte di Emanuele Ambu, ma il passivo sta diventando pesante per Zudas Gomme Cagliari, 4-1. In favore della squadra in maglia nero-bianca. Attenzione alla rete! Federico Cogoni direttamente su punizione. Zuda Sgome 2, Old Man 4. Qui Roberto Farci evidentemente non ha visto partire la palla, perché comunque la conclusione era abbastanza centrale, di lettura non impossibile. Tant'è, Zuda Sgome Cagliari 2, Old Man 4, direttamente su punizione, Federico Cogoni. Calcio d'angolo a favore di Zuda Sgome Cagliari con Romeo Melis che lo scodella dalla destra allo stop di Deida che attarda troppo la conclusione, consentendo il recupero da parte ancora una volta di Matteo Palmas, che poi serve sulla destra Emanuele Ambu, poi la palla è per Alessandro Frau, lato sinistro in area, ne esce ancora Alessandro Frau, temporeggia, aspetta forse l'uomo, ancora Alessandro Frau dopo il rimpallo con Zudas, entra in area, giù dopo il contrasto con Zudas, calcio di rigore abbastanza solare a favore degli Old Man. Al dischetto sono tre i papabili e Fisio Farci dal dischetto, va lui, alto
alto, l'ha sprecata l'old man per andare sul 5-2. E arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, manco a farlo apposta, anche lui di cognome Palmas. Abbiamo due Palmas oggi in campo e sono entrambi negli old man. Finale di primo tempo, Zudas 2, old man 4. Partiti per il secondo tempo quando sono le 21:57, per cui ci apprestiamo a vivere i secondi 25 minuti di questo match. E subito tra l'altro old man, pericolosa la rete! La rete di Mattia Corona, il gol del 5-2, ma qui dormita colossale della retroguardia del Sudas Gome, che praticamente non ha chiuso sulla respinta di Caucci su un primo tiro. Corona è arrivato dal lato sinistro in area come un fulmine, in spaccata, è riuscito anche a metterla in maniera precisa. 5-2. Subito la reazione da parte del Zudas Gome con Cogoni, che ha dato un pallone importante per Asuni sul lato destro in area. Bravissimo Roberto Farci in uscita a dire di no, ma qui ci sono anche colpe da parte di Asuni. Se non è finita, tra l'altro, perché il calcio d'angolo è già stato battuto senza esito però da Zudas Gome. Asunis cambia tutto, lo fa in maniera anche abbastanza precisa per il destro di Pisanu, con Farci che si oppone con i pugni. Non è finita, ancora Pisanu, ancora un destro e ancora Farci. Angolo già battuto, Asuni dietro per Romeo Melis che si accentra, poi la conclusione, Roberto Farci ancora una volta a dire di no. Cogoni per Romeo Melis, la botta alla rete. C'è stata anche una deviazione sulla conclusione di Romeo Melis, che ha spiazzato nettamente Roberto Farci, perché la palla sembrava stesse andando verso l'angolo destro, invece si è insaccata dall'altra parte. Ma tant'è, Sudas Gome Cagliari 3, old man 5. Ancora Romeo Melis, palla invitante questa per Asunis, Farci. Siamo già dall'altra parte con Emanuele Ambu. Attenzione, Emanuele Ambu salta Zundas e poi Cauci non irresistibile, la rete dell'old man con Emanuele Ambu. Tutto nasce da un'occasione sprecata da Zudas Gome Cagliari e l'old man ha colpito. Punizione affidata a Cogoni, che botta, ed è bravo Roberto Farci con i pugni in calcio d'angolo. Matteo Palmas, splendido questo lancio per Frau, che la domestica, me ne ha dolcissima. Poi la palla dentro per Fisio Farci, il 7-3, ma azione spettacolare da parte dell'old man, tutto molto bello, 7-3. Accorcia le distanze Romeo Melis, doppietta personale per lui, centro area di rigore sull'uscita di Farci, gol col mancino, angolo sinistro, 4-7. Partita incredibile. Attenzione Romeo Melis che sbaglia, crea, che incredibile. Erano in tre soli. Sarebbe potuto anche riaprirsi la partita, perché se non erro siamo sul 5-7. Siamo invece dall'altra parte con Emanuele Ambu, area di rigore. Si ferma praticamente bevendosene tre. Ancora Emanuele Ambu, la palla corta per Corona. Traversa tutta l'area di rigore, il suo pallone termina dall'altra parte. Attenzione a questo lancio per Emanuele Ambu, probabile ultima azione del match. Eccolo lì Emanuele Ambu, porta a spasso Frau, porta a spasso Zudas e poi realizza col mancino, gol splendido tanto per cambiare per Emanuele Ambu, che si è anche leggermente toccato il polpaccio, probabilmente però solo un fastidio. E quindi il gol, il nuovo gol del old man, siamo sul 4-8, gara in ghiacciaia. Ed eccolo lì infatti il triplice fischio, prima vittoria per gli old men in questa Summer Cup Lega dei Campioni Serie C. Zudas Gome da rivedere, Roberto Farci di corsa sta andando a salutare Romeo Melis. Roberto Farci che può essere contento della sua prestazione, di quella dei compagni. Per il Zudas Gome, ripeto, molto da rivedere.